centra per la sua grande obiettività, che in associazione insomma è un risultato per certi versi beffardo, questo che è Pescara, considerando quello che è successo negli altri 90 minuti, con il motivo che non ha avuto poi compiere un intervento meno operativo. No, guardi, mister Auteri era un po' agitato a finita la partita, no? Non lo conosco, non ci ho mai giocato contro, l'ho visto un po' agitato. Sorrentino non ha mai fatto una parata, può essere vero. Gagno non ha mai fatto una parata, è altrettanto vero. Ci siamo? Allora qualcuno dice una bugia. Il calcio è fatto di queste situazioni. È stata una partita equilibrata nel primo tempo, aggiungo che Pescara ha fatto un po' meglio di noi, tecnicamente parlando, ha giocato più di rimessa, non ha creato situazioni di ripartenza, parate Gagno non ne ha fatte. Un paio di situazioni le abbiamo avute anche noi. Noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo. Un unico pericolo ha creato Pescara all'inizio del secondo tempo e poi non hanno più passato a metà campo, non in inferiorità numerica. Aggiungo che è successo anche di vincere in 9 qualche volta le partite, non in 10, ok? E quindi non hanno passato più metà campo e Pescara per 30-35 minuti. Quindi non c'è da meravigliarsi se poi facciamo gol all'ultimo secondo in mischia, perché di quelle mischie ne abbiamo fatte 10-20. Allora, Auteri, questa è la partita, ok? Ognuno la vede alla sua maniera, ci è andata bene, mica dico di no, però l'abbiamo cercata fino in fondo, punto. No, non sono in difficoltà, stia tranquillo, guardi. Allora, se era rigore, e non l'ho visto, sono dall'altra parte della panchina, e lei mi dice, è perfetto, è un episodio che ci è venuto a favore. Lei sa che durante l'anno, presumo che anche il Pescara abbia avuto o non avuto un rigore che c'era o un rigore che non c'era. Non credo che al Pescara non sia stato dato qualche situazione di no. Se oggi siamo stati fortunati noi, nell'episodio che l'arbitro ha visto in quella maniera, siamo stati fortunati, punto. Questo è il calcio. Se vogliamo contestare un episodio in un contesto di una partita, facciamolo. Importante, importante, e non lo nego, se oggi ci è girato a favore nostro. Però, se lei mi ha detto che mi conosce da anni, che vengo a Pescara tante volte, cerco di essere obiettivo. Penso di averle anche appena detto adesso. Penso che le proteste, pur capendo il rammarico di perdere una partita da tutto quanto, via, siano un po' eccessive, perché su un singolo episodio, e io le dico che noi non abbiamo nemmeno protestato, ma col nuovo regolamento, quando c'è una mano in area di rigore, lei si va a vedere, mi sembra che fosse Drudi nel primo tempo con braccio largo che l'ha preso qua. Per me non è mai un rigore, perché non è rigore come sviluppo di azione, ma il braccio largo la prende con la mano. Vado a vedere primo tempo, metà del primo tempo, vedrà che troverà questo episodio che nessuno di noi ha protestato. Apro e chiudo, però non nego che mi hanno detto che poteva essere calcio di rigore, ok? Quindi quello è un episodio che ci viene a favore nostro, un episodio che ci è venuto a favore nostro, che abbiamo fatto gol al 94esimo di una squadra però che negli ultimi 30 minuti ha giocato dentro un'area di rigore, eh? Quindi quell'episodio, quella zampata poteva essere a 10 minuti prima o 5 minuti prima. Devo dire che lei insomma ha azzeccato le sostituzioni, perché dopo quei cambi è visto un altro modo. Ma io dico che noi abbiamo fatto fatica nel primo tempo, a dire del valore tecnico del Pescara e come gioca, che gli ho sempre detto prima della partita e lo dico dopo della partita. Pescara è una squadra forte, non so come mai abbia tutti questi pochi punti, ok? Sia dietro di noi di troppi punti, tanti punti, non lo so. È una squadra forte, nel primo tempo ha fatto valere un fraseggio sicuramente superiore al nostro. Noi siamo entrati in campo molto tesi, secondo me abbiamo sbagliato tantissimo tecnicamente. Anche tatticamente non l'abbiamo interpretata bene, l'avevamo preparata con Pescara che giocava in un sistema di gioco diverso, le ultime due partite con un 3 un po' atipico, un 3-4-3 un po' atipico, e abbiamo fatto un po' di difficoltà nella comunicazione di come fare. Nel secondo tempo, fin dall'inizio, penso le cose siano andate meglio, chi è entrato per noi ha fatto bene,
e abbiamo portato a casa una partita di Lega Pro, bella, tosta, sudata, che se non c'è un po' di cuore, un po' di grinta e non sei un po' squadra, non la vinci mai.